Ciao a tutti, oggi sono qua per condividere con voi il mio metodo di organizzazione, se così possiamo chiamarlo, ovvero come utilizzo la mia agenda, che agenda soprattutto utilizzo, come organizzo magari gli appuntamenti che ho, le spese che devo fare, insomma, cose di questo genere, penso che abbiate capito. Io utilizzo un'agenda settimanale con cui mi trovo decisamente meglio rispetto alla giornaliera, perché per gli impegni che ho, per quello che mi serve l'agenda, la giornaliera è decisamente sprecata. Io in tutti questi anni ho sempre preso la giornaliera e non sono mai riuscita neanche a riempire la metà di una pagina, a meno che non ci incollassi una foto, un'immagine, uno sticker o un qualche cosa del genere. Dall'anno scorso quindi sono passata alla settimanale, mi sono trovata da Dio e quindi quest'anno ho deciso di riprendere appunto una settimanale. E in particolare ho preso questa della Moleskine, della linea dei Peanuts, che adoro follemente, mi piace veramente tanto. L'anno scorso ero stata costretta a prendere questa agenda perché era l'ultima rimasta in negozio, mi sono svegliata un pochettino tardi a prendere l'agenda. Mi sono trovata molto bene con il formato perché prima prendevo delle giornaliere piccole, come il diario che avevo una volta al liceo. E invece con questa settimanale più grande mi sono trovata decisamente meglio, quindi sto da Dio anche con questa. L'agenda è strutturata in questo modo. Adesso non so quando si vedrà nel video perché la luce fa un po' di scherzi. Comunque, una pagina è dedicata ai giorni della settimana, infatti divisa per tutti i giorni, il sabato e la domenica sono uniti, sono messi assieme, mentre una pagina è bianca, è semplicemente a righe. Quello che faccio io è dividere la pagina bianca per i giorni della settimana, quindi io semplicemente traccio una linea per continuare il giorno in modo da avere due pagine per ogni giorno della settimana. Questo perché nella pagina dedicata appunto ai giorni della settimana in cui c'è scritto lunedì, martedì, mercoledì, segno esclusivamente gli appuntamenti fissi che ho, se mi devo vedere con qualcuno, se ho delle scadenze, soprattutto il lavoro. Scrivo poi questi appuntamenti con colori diversi. Per questo mese ho deciso di utilizzare come lavoro il verde, per vedere gli amici ad esempio il viola e così via. Nella pagina invece bianca scrivo tutto l'extra, ovvero se ho risposto a delle email di lavoro, se ne ho mandate, se ho fatto degli ordini online, se sono arrivati gli ordini che avevo fatto, se ho pubblicato qualcosa sul blog o sul canale YouTube, se mi è successo qualcosa di particolare, insomma tutto l'extra lo scrivo in questa pagina bianca. Questo per tenere tracciato quello che faccio, in quanto tempo magari mi arrivano i pacchi, in quanto tempo mi rispondono alle email e cose di questo genere. E poi, come potete vedere, utilizzo degli sticky note, soprattutto i to-do list, ovvero le cose da fare. Li trovo molto comodi anche se ogni stick ha soltanto tre caselle di cose da fare, ma appunto ne posso utilizzare anche più di uno per settimana, e li trovo comodi perché se non riesco a portare a termine magari in quel giorno le cose che ho da fare, posso staccare lo sticky note e metterlo in un altro giorno o addirittura in un'altra settimana. Quindi li trovo molto comodi per questo. Ovviamente non si può applicare per scadenze fisse, però in genere le cose che scrivo nelle to-do list non sono cose che hanno una precisa scadenza, sono ad esempio editare il video, mettere a posto la camera, rispondere a un'email, cose di questo genere. All'inizio l'agenda ha i calendari mensili, come penso un po' tutte le agende, ovvero una sorta di overview generale del mese che verrà, quindi una pagina dedicata a gennaio, ci sono tutti i giorni del mese, un'altra a febbraio e così via. Io utilizzo questa parte dell'agenda per segnarmi scadenze importanti, se ho degli appuntamenti a lungo termine, se ci sono delle settimane in cui sono in ferie o sono da sola al lavoro o vado in vacanza, viaggio, lo segno, e segno inoltre i compleanni in modo da sapere chi quel mese compierà gli anni e, se è importante, segno anche l'età, ma generalmente segno esclusivamente di chi è il compleanno. Inoltre alla fine dell'agenda c'è una sorta di tasca, ecco appunto sta cadendo un po' di tutto, una tasca in cui io tengo adesivi o immagini che ho stampato ad esempio dal web. Trovo questa tasca in fondo veramente molto utile, ce l'aveva anche la mia agenda dell'anno scorso, e io appunto ci tengo o degli adesivi che mi sono stampata io comprando appunto della carta adesiva in cartoleria, io ad esempio dei balloon, oppure stampo proprio delle immagini tipo Gudetama,
delle vignette di alcuni fumetti che magari mi sono piaciuti, delle frasi motivazionali, insomma un po' di tutto. Questo per arricchire l'agenda, decorarla, è un fattore esclusivamente estetico. Mi aiuta veramente tanto abbellire a volte l'agenda quando c'è spazio, perché mi motiva comunque a rimanere organizzata, a utilizzare tutti i giorni l'agenda, ad andarla a controllare. Poi magari se succede qualcosa di bello, di carino, me lo segno magari appunto con un disegno o con uno sticker in particolare. La trovo una cosa carina, ma puramente estetica, non ha un vero e proprio scopo. Da quest'anno ho deciso inoltre di cominciare un bullet journal e per questo sto utilizzando sempre una Moleskine, sempre dei Peanuts, però un'edizione un po' vecchia, perché l'avevo presa per il 60° anniversario, ma mi sembrava sprecata per quello per cui l'avevo presa inizialmente, quindi l'ho sempre tenuta da parte aspettando il fatidico giorno in cui mi sarei decisa ad utilizzarla per qualcosa di buono, e il giorno è finalmente arrivato. Non so esattamente come spiegarvi il bullet journal, magari provate a cercare su YouTube, su Tumblr, soprattutto se cercate Bujo trovate tantissime cose. Comunque molte persone lo utilizzano per rimanere organizzati, per creare delle liste, segnare appuntamenti, rimanere magari motivati. Io voglio utilizzarlo soprattutto per lo sviluppo mio personale e per tenere traccia di alcune cose. A inizio anno ho fatto un breve recap di quello che è stato il 2016 e ho scritto tutti i buoni propositi e i miei obiettivi per il 2017. Per quanto riguarda il 2016 mi sono segnata le cose per cui sono fiera, le cose che ho fatto che mi hanno reso fiera o per cui ho avuto soddisfazione, le cose che invece ho sbagliato, che cosa mi hanno insegnato, e infine quello che voglio lasciarmi scivolare addosso, che voglio lasciare nel 2016 e non portarmi in questo anno nuovo. Seguendo mi sono segnata le cose che devo assolutamente fare nell'arco di questo mese, come ad esempio l'estrazione del giveaway, il gruppo di lettura, i libri o fumetti che vorrei leggere, alcuni progetti che vorrei portare a termine o che vorrei iniziare in questo mese, gli acquisti che programmo fare per quanto riguarda i libri, soprattutto il budget che ho per questo mese. Per quanto riguarda le finanze però, aspettiamo un attimo, arriveremo anche a quello. Qua invece c'è una sorta di schema, di mappa visuale di quella che è la mia vita o alcuni aspetti comunque della mia vita. Penso si chiami 10 level life spread, qualcosa del genere. Io l'ho molto riadattato a quelle che sono le mie necessità, quindi è uno schema che io non ho diviso in 10 parti ma soltanto in 8, e sono ad esempio il lavoro, i soldi, la mia sicurezza, la mia salute, gli amici, YouTube e così via. E quello che faccio è praticamente segnarmi il livello in cui mi rivedo in ogni casella, quindi soldi, come sono messa coi soldi da 1 a 10, amicizie, come sono messa da 1 a 10 in amicizie, e tutto questo è proiettato visualmente con colori diversi su carta. Questo perché appunto voglio lavorare su alcuni aspetti della mia vita e tenere traccia di come mi vedo io in questi aspetti mese dopo mese, se ci sono stati dei miglioramenti o meno, e di fianco mi sono segnato appunto gli obiettivi, che cosa vorrei migliorare degli aspetti che sono un pochettino più bassi. Tengo inoltre traccia di tutto ciò che mangio durante l'arco della giornata, questo per motivi di salute, e mi segno anche i cibi che magari avrei potuto evitare di mangiare e se ci sono dei giorni o meno in cui sono stata male. Questo sempre per motivi di salute. Ho una piccola sezione dedicata agli eventi positivi, alle cose che mi hanno resa felice, quindi se c'è qualche cosa mi segno il giorno e la cosa che mi è piaciuta fare o che mi ha reso felice per quel giorno. E infine la fatidica parte delle liste. Come vi dicevo, molte persone utilizzano il bullet journal soprattutto per fare liste e liste di cose da fare, le to-do list. Io utilizzo prevalentemente gli stickers che vi ho fatto vedere nell'agenda principale. Ultimamente ho iniziato a fare anche le liste qua sul bullet journal, se ho delle cose meno importanti da fare, che possono essere semplicemente controllare se un oggetto è disponibile online, mettere a posto la scrivania piuttosto che il comodino, pulire l'armadio,
cose abbastanza semplici e frivole e mi segno appunto queste liste, mi segno il giorno, lo evidenzio con l'evidenziatore perché mi sembra molto carino e poi ci faccio semplicemente la lista. Direi di passare ora ai materiali perché è una delle cose che mi chiedete frequentemente, ovvero che cosa utilizzo per decorare o scrivere sulle varie agende. Principalmente utilizzo una penna nera, una qualsiasi, semplicissima, non ho grandi pretese in fatto di penne. Ho inoltre una penna colorata, questa è della Bic, che ha quattro colori, ovvero il verde, l'azzurro, il viola e il rosa. Tutto in uno, praticissimo, favoloso, adoro. Ho inoltre la cancellina, faccio tantissimi sbagli, soprattutto quando programmo magari di pubblicare un video o un post sul blog, quindi tutte le volte sono lì a cancellare e trovo molto comoda questa rispetto al bianchetto, comunque alla cancellina liquida che a me non è mai piaciuta. Uso la portamine, le matite non mi piacciono tantissimo, anche se vorrei trovare una portamine più decente, perché questa qua è della Bic, plasticosa e non mi piace tantissimo. E poi utilizzo delle penne colorate per dividere appunto in categorie quello che mi devo organizzare. Ad esempio utilizzo il verde per il lavoro, l'arancione per la paga, il viola per quando mi vedo con gli amici, quindi cose di questo tipo. Sono tutte penne che ho preso su AliExpress. Ho ad esempio queste qui che hanno un packaging davvero molto carino e la punta estremamente sottile, che è una cosa che mi piace molto. Adesso non si vedrà granché, comunque utilizzo queste penne colorate di AliExpress e queste altre sempre prese da AliExpress, che sono un po' più minimali e assomigliano molto al tratto pen. Questo era un pacco, se non sbaglio, da 12 colori, vanno tutti, c'è dal nero, il marrone, il giallo, il viola, il blu, bluette, l'indaco, cioè ci sono tantissimi colori e mi sembra di aver pagato tutto il pacchetto 2 euro, quindi sono molto soddisfatta di questo acquisto. Utilizzo poi degli evidenziatori, questi in particolare li adoro perché sono color pastello, li ho presi su Amazon per 10 euro, 9,90 mi sembra, e hanno dei colori veramente molto carini, non sono fluo, non sono accesi, inoltre hanno una sorta di gomma per poter cancellare l'evidenziatura. Non penso che utilizzerò mai questa cosa, però penso che sia un'idea molto carina nel caso. Utilizzo anche i washi tape, ancora non ho avuto modo di decorare le agende con i washi tape, però per l'agenda dell'anno scorso li utilizzavo molto. Anche in questo caso alcuni li ho presi da Tiger, altri li ho presi su AliExpress, questi qua sono ad esempio di Sumiko, sono dei personaggi veramente molto carini. Ho poi Rilakkuma, uno con il sushi, con i cuffetti, sono semplicemente dei nastri adesivi in carta, si riescono abbastanza bene anche a mettere a togliere ed è una cosa che amo tantissimo. In genere li utilizzo semplicemente per decorare un giorno, se succede qualcosa di particolare, tipo se è il compleanno di qualcuno, in genere contorno il giorno con del nastro adesivo. Come vi dicevo prima, utilizzo poi delle immagini o prese da internet o foto mie personali che magari stampo su carta, anche delle frasi motivazionali le stampo sempre su carta e poi magari le incollo nell'agenda. Utilizzo degli adesivi, questi li ho sempre presi da AliExpress, adoro Sumiko, sono dei personaggi tondi, ciccioni, fantastici, ma anche degli adesivi semplicissimi tipo questi qua di Accessorize, gli adesivi che mi sono arrivati nelle varie kawaii box, insomma qualsiasi tipo di adesivo. E infine gli sticky note, come vi dicevo utilizzo le to-do list, anche queste prese da AliExpress. Utilizzo tantissimo questi stick marker, sono praticamente degli adesivi piccolini per segnare ad esempio le pagine, ma io li utilizzo soprattutto anche per segnarmi delle piccole cose, delle scadenze o delle piccole cose da fare che magari se non le faccio un giorno le posso staccare e programmare, diciamo, per un altro giorno o per un'altra settimana. E poi ho questi adesivi bellissimi, uno appunto col gatto, l'altro col panda, sono degli adesivi, degli sticky notes, scusate, grandi, e poi sotto ci sono invece quelli piccolini che vi dicevo che io utilizzo tantissimo per qualsiasi cosa. Per quanto riguarda le mie finanze utilizzo un'agenda a parte che non vi faccio vedere perché tanto è molto brutta e poi il contenuto penso che sia abbastanza personale, comunque vi spiegherò brevemente il metodo che utilizzo per organizzare appunto i miei soldi, che ha funzionato benissimo
massimo nel 2016 e che quindi porterò avanti nel 2017. All'inizio di ogni mese mi segno le entrate fisse, ad esempio la paga, le uscite fisse, come ad esempio le bollette, e quanto vorrei risparmiare. Dopodiché faccio semplicemente paga, meno bollette, meno soldi che vorrei risparmiare, ottenendo la cifra che sono in grado di spendere nell'arco del mese. Non contenta di questo, io suddivido questa cifra per 4 o 5 a seconda delle settimane che compongono il mese, così so anche quanti soldi sono in grado di spendere ogni settimana. A questo punto io me lo segno su uno di questi sticky note, mi segno la cifra, prendo l'agenda che utilizzo semplicemente, me lo segno ad esempio all'inizio della settimana, così so quanti soldi sono in grado di spendere per quella settimana. Finita la settimana, giro pagina e semplicemente riattacco lo sticky note con i soldi di nuovo che posso spendere, il limite massimo che posso spendere in quella settimana, così non lo devo scrivere tutte le settimane, ce l'ho fisso, ho questo sticky note, prendo, stacco, lo metto di settimana in settimana. È un metodo che per me ha funzionato benissimo l'anno scorso attraverso il Kakebo, che è questo libricino qua. Questo è già un'agenda con segnati i vari giorni della settimana, è suddiviso poi per categorie, quindi le spese fatte ad esempio per la sopravvivenza, cibo, trasporto, animali domestici, lo shopping, la cultura, cinema e quant'altro. Quindi se siete all'inizio io ve lo straconsiglio, perché una volta utilizzato questo secondo me si riesce ad avere metodo e a proseguire poi da soli. Ho fatto anche un post sul blog in cui vi spiego più nel dettaglio come funziona il Kakebo e come utilizzarlo, quindi ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione nel caso foste appunto curiosi. Questo è del 2016 ma è uscito anche del 2017, quindi avete tutti i giorni dell'anno numerati perfettamente. Mano a mano che faccio delle spese le segno tutte nella mia agenda, quindi se ho fatto acquisti online, shopping, spesa, carburante, piuttosto che cure dal veterinario per i gatti, segno tutto volta in volta nell'agenda e li coloro in maniera differente a seconda della categoria, diciamo. Beauty è blu, i libri sono in arancione, il cibo è in rosso, e così via. Quando arriverà poi la fine del mese, ricapitolerò per ogni categoria quanto ho speso, in modo da avere una panoramica generale di dove vanno a finire i miei soldi, in quale ambito, se spendo più soldi per lo shopping o per cibarmi o per i miei animali, o se vanno a finire invece in mostre o cinema piuttosto che nei libri, e così via. Penso che sia un metodo molto valido con cui mi ero trovata molto bene già con il Kakebo, perché così visivamente so appunto quanto spendo, ma soprattutto in che cosa spendo i miei soldi. E soprattutto in questo modo sono realmente in grado di mettere da parte dei soldi, una cosa di cui mi sono accorta tantissimo l'anno scorso utilizzando il Kakebo. Mi ha aiutato veramente tanto, perché non mi sono mai realmente posta degli obiettivi a inizio mese, invece in questo modo ho una cifra indicativa comunque che voglio mettere da parte, la tolgo dai soldi che posso spendere durante il mese, sono abbastanza sicura di riuscire a risparmiare effettivamente dei soldi. Ma la cosa che probabilmente mi ha aiutato di più è avere ben impresso in mente la cifra che posso spendere di settimana in settimana. Ovviamente ci sono delle volte in cui sforo, magari una settimana spendo un po' di più, la settimana dopo spendo un po' di meno, però mi ha aiutato veramente tanto, perché in questo modo so quando concedermi degli sfizi, so quando magari poter comprare qualcosa in più del dovuto, quando concedermi una serata fuori al cinema o al ristorante, e quando invece è il caso di risparmiare, magari rimandare alla settimana dopo o al mese dopo. È una cosa che mi ha aiutato tanto. L'anno scorso sono riuscita a mettere da parte tanti soldi e sono molto soddisfatta di questo, perché se avete magari in progetto di andare a vivere da soli, fare un viaggio, se avete delle spese importanti da fare a casa, magari dovete cambiare un elettrodomestico o semplicemente volete andare all'università, comprarvi dei libri di testo, insomma per tante cose, se avete delle spese importanti è un metodo che
può aiutarvi a mettere da parte effettivamente dei soldi. Queste erano quindi le mie agende, come le utilizzo, come organizzo i miei vari impegni o le mie finanze. Spero che questo video, fatto adesso che è inizio dell'anno, possa esservi d'aiuto, di ispirazione per organizzarvi o per gestire meglio magari i vostri appuntamenti piuttosto che le vostre finanze. Questo è un video che mi avevate chiesto in tanti l'anno scorso su come organizzare l'agenda, come la decoro, e mi rendo conto che adesso non posso farvi vedere chissà che cosa perché è passata solo una settimana dell'anno nuovo, quindi non ho decorato, ho fatto chissà che cosa, però ho pensato di farlo adesso, subito, a inizio anno, questo video, in modo da potervi dare qualche spunto, un po' di ispirazione su come organizzare la vostra agenda, che cosa utilizzare e come organizzare ad esempio le vostre finanze, che è una cosa che mi chiedete sempre in tantissimi. Se poi è una tipologia di video che vi può interessare, potrei fare anche un video aggiornamento magari fra 3-4 mesi per farvi vedere come ho decorato l'agenda, se ho cambiato qualcosa nell'organizzazione, se sto ancora utilizzando il bullet journal, se è cambiato qualche cosa, se sono costante o meno, insomma fatemi sapere se vi può interessare, soprattutto fatemi sapere se avete delle domande o delle curiosità, magari mi sono dimenticata di dire qualche cosa, può capitare, io in genere faccio una scaletta bene o male di quello che vorrei dire, ma spesso e volentieri mi dimentico qualche cosa, può capitare. Quindi se avete delle domande, mi raccomando, qua sotto nei commenti, vi risponderò senz'altro. Spero che questo video possa esservi d'aiuto o di ispirazione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!